Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Oggi è lunedì 12 aprile 2010 e il video, vedete bene, ebrei, deicidio, Shoah. È perché la questione si sta facendo incandescente, e l'universo patriarcale ogni giorno. Ne vediamo di belle, non c'è bisogno di andare al cinema, cari amici, non c'è bisogno di andare al cinema, basta anche andare su internet, ne vediamo sapere proprio di tutti i colori. Allora, oggi è la volta del vescovo emerito, Monsignor Giacomo Babini. La notizia l'avevo appresa ieri in televisione, poi avevo guardato vari siti su internet. E stamattina è esplosa sulla stampa e io questa mattina mi sono procurato il Corriere della Sera odierno, lunedì 12 aprile 2010, e a pagina 16 c'è un grosso articolo a cura di Virginia Piccolillo, e il titolo è Abusi, pedofilia, frase shock sugli ebrei. Poi l'ex vescovo smentisce. Babini, cioè Monsignor Giacomo Babini, ex vescovo, ritengo, perché ha una età molto avanzata, si vede che è un vescovo in pensione, ritengo. E Babini, un attacco sionista, vediamo un po'. E lo scandalo pedofilia? Inizia così l'articolo. Lo scandalo pedofilia, l'articolo, ripeto, è della giornalista Virginia Piccolillo. Poi si aprono le virgolette. Un attacco sionista, vista la potenza e la raffinatezza. Loro, cioè i sionisti, gli ebrei, loro non vogliono la Chiesa, ne sono i nemici naturali. In fondo, storicamente parlando, i giudei sono deicidi. Chiuse le virgolette, punto. Quindi, pedofilia è un attacco sionista, vista la potenza e la raffinatezza. Gli ebrei, cioè gli ebrei al tempo della Shoah, ai tempi delle camere a gas, gli ebrei, non crediate che Hitler fosse solo pazzo. La verità è che il furore criminale nazista si scatenò per gli eccessi e le malversazioni economiche degli ebrei che strozzarono l'economia tedesca. Ora, questo articolo mi ha interessato molto perché 2020, perché circola questa notizia qua che i nazisti si scagliarono contro gli ebrei fino a giungere alla Shoah, perché provocati e dal fatto che gli ebrei, i sionisti a livello internazionale, stavano cercando di strozzare l'economia tedesca. Questa notizia che leggo questa mattina sul Corriere della Sera, ed è tra virgolette, cioè il vescovo emerito Monsignor Giacomo Babini, quando gli viene posta la domanda: gli ebrei, cioè gli ebrei, ci sono gli ebrei che soffrono sul fuoco dello scandalo pedofilia, lui dice: non crediate che Hitler fosse solo pazzo. La verità è che il furore criminale nazista si scatenò per gli eccessi e le malversazioni economiche degli ebrei che strozzarono l'economia tedesca. Allora, questa frase è importante perché io l'ho già sentita varie volte negli ultimi tempi. Un ulteriore tentativo di giustificare lo sterminio degli ebrei, va bene? E vediamo in che consiste. 20, 25, 30 giorni fa mi è pervenuto un video da parte di un giovane simpatizzante per il fascismo, per il nazismo, che mi ha invitato a guardarlo. E lì effettivamente c'è una rassegna della stampa internazionale ai tempi dell'ascesa del nazismo. E il nazismo
diciamo, mi pare che Hitler scrisse il Mein Kampf in carcere a Monaco, mi pare nel 1924-25. Mi pare che tra il 1928 e il 1930 egli era già al potere, aveva preso il potere in Germania. Allora, in questo video che mi viene mandato, io purtroppo non è che li conservo tutti i video, lo guardai quel video e inviai il mio commento al giovane fascista, neofascista o neonazista che me l'avevo inviato. Non ricordo bene cosa scrissi nel commento, mi pare di aver scritto sì, bisogna vedere però, ammesso che sia vera la notizia che gli ebrei, i sionisti, cercarono di strozzare l'economia tedesca, bisogna vedere però se il sionismo internazionale cercò di strozzare l'economia tedesca prima o dopo che si verificasse l'ondata antisemita in Germania. E lì c'era una rassegna delle prime pagine di vari quotidiani stranieri, inglesi, statunitensi, i cui titoli in prima pagina erano, mi pare, il sionismo internazionale dichiara guerra alla Germania, guerra economica ovviamente. Ecco qua, attenzione, questa notizia va chiarita, questa è una notizia che va chiarita. Perché a questi signori che fanno circolare questi video, che fanno questi video del tutto interessanti, bisognerebbe chiedere: ma perché gli ebrei non hanno mai cercato di strozzare l'economia tedesca prima che sulla scena politica apparisse Hitler? Perché? Ricordiamoci che il Secondo Reich nasce il 18 gennaio 1871, 1871 il Secondo Reich. Quando si parla di Secondo Reich si parla del grande Secondo Reich tedesco ai tempi del Bismarck, della dinastia degli Hohenzollern. E lì non, il sionismo internazionale non intervenne mai. La Germania era piena di ebrei. L'Austria, l'impero austro-ungarico era pieno di ebrei. Nella capitale dell'impero austro-ungarico, Vienna, c'erano quasi quasi c'erano più ebrei che cristiani. E dice: ma lì c'è da chiedere perché nella Germania pre-nazista gli ebrei internazionali non cercò mai di strozzare l'economia germanica, eppure ai tempi del Secondo Reich, quello del Bismarck. L'economia tedesca era molto, molto fiorente, tanto fiorente da mettere paura all'economia inglese. Uno dei motivi, quasi quasi uno dei motivi per cui scoppiò la prima guerra mondiale, al di là di quello che avvenne a Sarajevo, fu anche il conflitto sul patrimonio di armi, il conflitto tra diciamo la rivalità tra Germania e l'Inghilterra. Ecco perché non ci fu mai nessun problema dentro la Germania pre-nazista tra ebrei e tedeschi. C'erano i comuni problemi che ci sono in tutto il mondo, anche in Italia ci sono i problemi tra ebrei e tedeschi, i normali problemi che ci sono sempre stati. Poi sono arrivate le leggi razziali di Mussolini, ma prima che ci fossero le leggi razziali di Mussolini, gli italiani e gli ebrei convivevano, anche se con i soliti sospetti degli italiani e cattolici nei confronti degli ebrei, dei cigni e via di seguito. E questo video che circola, e ora lo risento nelle parole, poi si dice ritrattati o non ritrattati, io non so niente, io so soltanto che. E queste parole sono state messe tra virgolette, va bene? Quindi di queste parole messe tra virgolette non sono io, Serafino Massoni, a rispondere, ma sarà semmai Virginia Piccolillo. Ripeto, gli ebrei? Fa la domanda, la giornalista. Gli ebrei? Punto di domanda. E lui risponde, tra virgolette, non crediate che Hitler fosse solo pazzo. La verità è che il furore criminale nazista si scatenò per gli eccessi e le malversazioni economiche degli ebrei che strozzarono l'economia tedesca. Sì, ma quando
Avvennero questi eccessi e malversazioni economiche degli ebrei che strozzarono l'economia tedesca? Prima dell'ascesa al potere di Hitler o dopo? Cioè, il sionismo internazionale si mosse contro la Germania prima che fosse noto il programma antiebraico di Hitler o dopo? È questo che va chiarito. E io non ho avuto il tempo di verificare quel video, di andare a vedere i giornali, no? Che date avessero quei giornali inglesi o statunitensi che appunto che scrivevano in prima pagina il sionismo internazionale dichiara guerra economica alla Germania, ma non lo so, però io faccio a tutti una domanda: come mai nella stessa Germania pre-nazista, e faccio l'esempio del grande secondo Reich, del Bismarck, perché non ci furono problemi tra la Germania e il sionismo internazionale? Perché? Perché allora non c'era un programma anti-ebraico come quello di Hitler, va bene? Quindi anche questa qua è davvero una cosa ben strana, che si voglia adesso dire che il nazismo attuò una politica ferocemente anti-ebraica perché provocato dal sionismo internazionale che cercava di strozzare l'economia germanica. Questo non è vero, è un falso questo qua. E se qualcuno mi vuole contestare, mi deve documentare che il sionismo, l'ebraismo internazionale, cominciò a strozzare l'economia tedesca prima che il mondo conoscesse il programma antiebraico di Hitler. Mi si deve documentare questo, perché non abbiamo notizie noi di progetti di sterminio degli ebrei nella Germania del secondo Reich, nella Germania di Hitler, il grande impero, il grande secondo Reich. Non abbiamo notizie di questo tipo. E nello stesso impero austro-ungarico, impero asburgico, Vienna era piena di ebrei, Sigmund Freud, ma c'era un'infinità di ebrei, ripeto, c'erano quasi quasi più ebrei, a Vienna c'erano quasi quasi più ebrei che cristiani. Quindi questo, perché si devono dire queste cose? Questo vuol dire non conoscere la storia. Ah, guai a chi non conosce la storia, guai! E qua, se non si conosce la storia, qualcuno ha detto, si è destinati a ripeterla, e siccome non la conosciamo la storia, siamo tutti destinati a ripeterla, e così vanno le cose, sic transit gloria mundi. E poi adesso arriviamo all'altra faccenda della pedofilia. Secondo il vescovo emerito Monsignor Giacomo Babini, che ha una notevole età, mi pare che sia vicino agli 80 anni, quindi sarà in pensione e via di seguito, però deve essere un vescovo molto battagliero, perché mi pare che abbia avuto anche delle prese di posizione contro gli omosessuali, mi pare, contro gli omosessuali, mi pare, va bene? Ecco, parliamo adesso qua della pedofilia. Si dice, la pedofilia, punto di domanda, è un attacco sionista, vista la potenza e la raffinatezza. Sì, la raffinatezza, no? Come si scrive nei protocolli dei saggi di Sion, no? La raffinatezza giudaica, cioè tutta, così come se fosse colpa dei perfidi giudei, e se ci sono i casi di pedofilia. Io mi pare di aver già detto, dentro la Chiesa Cattolica, anche altrove, ma in percentuale i casi dentro la Chiesa Cattolica sono un po' più elevati. E io vi ho già detto che ho parlato del caso dell'Istituto Provolo, proprio Provolo di Verona, l'Istituto Provolo che ospitava bambini sordomuti, e quasi tutti questi bambini sordomuti del Provolo furono, come dire, abusati. E ne hanno parlato recentemente in televisione, dove questi bambini abusati, che ora sono diventati grandi, e hanno parlato con i loro gesti, c'era la traduzione, no? E hanno detto, da piccoli eravamo sordomuti e siamo stati abusati quasi tutti. E gli abusanti pensavano di andare sul sicuro perché erano sordomuti, poverini,
non potevano mica andarlo a dire a nessuno, invece è saltato fuori. Ma allora che cosa c'è? Anche lì una cospirazione sionistica, pure lì all'Istituto Provolo di Verona. E tutti questi casi che saltano fuori in continuazione, in continuazione, in continuazione. E allora dice, ma gli ebrei ce l'hanno con noi cattolici, cioè con noi dice cristiani. Dici cristiani, cristiani, e loro non vogliono la Chiesa, ne sono nemici naturali. In fondo, storicamente parlando, i giudei sono deicidi, deicidi. E no, sì, anche questa è una vecchia storia. È interessante però questa storia che i giudei siano deicidi. È una cosa, una trama, un thriller, ma vediamo un po'. Allora, se sono stati deicidi, nel senso che hanno ucciso un dio fatto uomo, e bisogna dire che questo deicidio è stato un deicidio provvidenziale voluto dallo stesso Dio, perché se non ci fosse stato il deicidio, non ci sarebbe stata la redenzione dell'umanità dal peccato originale, quello avvenuto nell'Eden. È stato soltanto con il deicidio, cioè con la crocifissione di Gesù, che l'umanità è stata redenta, ha potuto venire redenta tramite il sacrificio di Gesù, Dio fatto uomo. Allora andrebbero ringraziati gli ebrei che hanno consentito a tutta l'umanità la redenzione, perché sennò bisognava trovare un altro popolo che uccidesse Dio fatto carne, Dio sceso in terra appunto per venire sacrificato, l'agnello sacrificale, l'agnello di Dio che toglie i peccati dal mondo, va bene? Bisognerebbe ringraziarli, grazie ebrei, che uccidendo voi Dio avete consentito la redenzione dell'umanità, vi ringraziamo, e se no bisognava rivolgersi ad un altro popolo. Poi c'è da chiedersi, ma come mai questo Dio che sceglie sempre gli ebrei, sceglie sempre gli ebrei? Perché Dio, quando si parla di Dio, qua si parla di Yahweh, no? Il primo Dio è monoteista, patriarcale, il primo Dio è Yahweh. Ma com'è che Yahweh sceglie come proprio popolo prediletto il popolo ebraico? Ma com'è che questo Dio poi va a scegliere ancora il popolo ebraico perché dentro il popolo ebraico nascesse suo figlio, Gesù Cristo? Ma perché sempre il popolo? Perché poi questo Dio vuole che sia ancora il popolo ebraico a uccidere il figlio suo? Il figlio suo. Ma perché? Perché non ringraziarli? Bisognerebbe ringraziarli, fargli monumenti. Grazie ebrei che avete ucciso Dio, avete ubbidito al disegno divino e perciò l'umanità si è redenta, grazie a voi. Ma non finisce qua. Ma poi quale Dio è stato ucciso? Con la messa in croce di Gesù Cristo, quale Dio è stato ucciso? Cioè nell'anno zero, quando e Gesù venne concepito, e sappiamo che Gesù ebbe come madre Maria, quella che noi chiamiamo la Vergine Santissima Maria, e come padre esse ebbe Dio, lo Spirito Santo. Gesù venne concepito, tranne quella che è stata definita l'Immacolata Concezione. Sì, ma chi era il Dio di quel momento lì? Perché il cristianesimo nasce dopo che Maria dopo che Gesù è stato concepito, no? Nel ventre di Maria, il cristianesimo nasce dopo. Chi è il Dio che in quel momento ha la giurisdizione sulla terra? Qual è il Dio? È Yahweh. Mi si dica se non era Yahweh, mi si dica quale altro Dio era. Perché quando Gesù Cristo ancora non era venuto alla luce, non era ancora uscito dal grembo materno, cioè quando fu concepito 9 mesi dopo, non c'era mica il cristianesimo ancora. C'era l'ebraismo con Yahweh, era quello il Dio. E d'altra parte, il Dio del cristianesimo è sempre il Dio degli ebrei, Yahweh. E perché se no non si spiega per quale motivo il Dio cristiano, Cristo,
abbia preso, si sia preso i 10 comandamenti che sono del Dio ebraico Yahweh. Cioè, se doveva fondare una nuova religione, Gesù Cristo, non si capisce perché abbia attinto i 10 comandamenti che sono la base dell'ebraismo e del cristianesimo. Non si capisce per quale motivo Gesù Cristo abbia dovuto ripescare dagli ebrei i 10 comandamenti. Ora, qual è il Dio? Il Dio che aveva la giurisdizione sul mondo quando Gesù Cristo fu concepito. E non era il Dio attuale dei cristiani, era il Dio degli ebrei, quindi era Yahweh. E allora, in fin di conti, Gesù Cristo era figlio di Yahweh. Era figlio di Yahweh Gesù Cristo. Ma se era figlio di Yahweh Gesù Cristo, allora Gesù Cristo in croce non era figlio del nostro Dio cristiano, ma era figlio del Dio ebraico. E dobbiamo discuterle queste cose qua. E mettiamoci d'accordo. Nell'anno zero, chi era il Dio che aveva il governo del mondo? Era il Dio degli ebrei, che già c'era da tanto tempo, o era il Dio dei cristiani? Perché ci risulta che il cristianesimo sia nato dopo che Gesù Cristo iniziò la sua predicazione e dopo che gli apostoli se ne andarono per tutto il mondo a fare la loro predicazione. C'era già un Dio? C'era già un Dio? E vabbè, ma un altro Dio diverso da Yahweh? Allora ce n'erano due di dei, due. C'era il Dio degli ebrei, che era pure un Dio, ben rispettato, perché poi i cristiani hanno preso i 10 comandamenti da loro. C'era il Dio degli ebrei e poi c'era un altro Dio di cui Cristo sarebbe la seconda persona della Santissima Trinità. Quindi c'era stata una coabitazione, una diarchia dell'universo da parte del Dio Yahweh e poi di un altro Dio, perché Yahweh è sempre un Dio, il Dio degli ebrei è sempre un Dio. Tant'è vero che il cristianesimo ci ha preso i 10 comandamenti, e voi dite, i 10 comandamenti sono la sostanza sia dell'ebraismo che del cristianesimo che dell'islamismo. E se voi ci togliete i 10 comandamenti, non resta più nulla. Non so se mi spiego. Provate voi a togliere al cristianesimo i 10 comandamenti e non ci resta più nulla, perché io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio fuori di me. Poi continua, onora il padre e la madre. Non c'è onora il figlio e la figlia, né Cristo né Allah hanno inserito, no, né Cristo né Maometto hanno inserito nei 10 comandamenti il comandamento onora il figlio e la figlia, proprio no, hanno preso pari. Poi, e non desiderare la roba ad altri, quindi rispetto della proprietà privata, non desiderare la donna ad altri, quindi non mettere in crisi il matrimonio monogamico patriarcale. Allora, quanti dei c'erano ai tempi di Gesù? E com'è che il Dio cristiano non ha scalzato il Dio ebraico? Non l'ha scalzato? Come mai? Perché? Perché il grande Dio cristiano, si dice che il Dio cristiano è il vero Dio, che non è il vero Dio, mentre quello ebraico non è il vero Dio. Però com'è che il vero Dio, il Dio cristiano, ha preso i 10 comandamenti dal Dio ebraico, il Dio Yahweh, di cui si dice che non è il vero Dio? Com'è che l'ha ereditati, li ha voluti i 10 comandamenti? Come mai? E quindi qua torniamo sempre alla storia del deicidio. E tutti questi fatti però avvengono nel mondo semitico. Come mai? Come mai tutto avviene nel mondo semitico e nella fattispecie giuridica concreta nel mondo ebraico? Il primo Dio monoteista patriarcale è un Dio ebraico, semita ed ebraico. Il secondo Dio, che a questo punto risulta egli essere figlio di Yahweh, eredita i 10 comandamenti. Il secondo Dio monoteista patriarcale è il Dio Cristo. Poi c'è il terzo Dio, che è il Dio Allah,
che risulta anch'esso essere figlio del Dio Yahweh, perché anche il Dio Allah, guarda caso, si va a prendere dal Vecchio Testamento i 10 comandamenti. Ma com'è questa circolarità della faccenda? Come mai? Spieghiamoci queste cose, cioè dobbiamo chiedere a questo vescovo emerito, Monsignor Giacomo Babini, chi è il vero Dio? Se il vero Dio è quello degli ebrei, Yahweh, se il vero Dio è il nostro, Cristo, o se il vero Dio è quello degli islamici, cioè Allah. E dopo che ha detto chi è il vero Dio, cioè che lui certamente dice che il vero Dio è il Dio Cristo, il Dio dei cristiani, no? Padre, Figlio, Spirito Santo, eccetera, eccetera, eccetera. Ci deve dire perché il Dio vero, quello nostro, cristiano, si è preso i 10 comandamenti dal Dio non vero, che sarebbe il Dio Yahweh. Non è quello il Dio vero. Però perché il nostro Dio vero è andato a prendere i 10 comandamenti da un Dio non vero, un Dio falso? Ma se il Dio degli ebrei invece Yahweh è un Dio vero, bisogna rispettarli gli ebrei. Vanno rispettati, perché tutto sommato c'è stata la volontà qua di almeno 2 dei, il Dio Yahweh e poi l'altro Dio costruito dai cristiani, che hanno voluto che gli ebrei uccidessero il figlio di Dio. Ma gli ebrei hanno ucciso il figlio di Dio e hanno adempiuto ai disegni di Dio. Era Dio che ha voluto che suo figlio morisse per la redenzione dell'umanità. Poi, se vogliamo andarci fino in fondo a questa faccenda, e concludendo, va bene, vediamo un po', visto che i cristiani hanno preso dal Dio ebraico i 10 comandamenti, ci chiediamo per quale motivo i cristiani cattolici in questo caso non obbediscono a quello che il primo ordine del Dio Yahweh, dal quale sono stati presi i 10 comandamenti, che il primo ordine del Dio Yahweh è crescete e moltiplicatevi. Perché i preti cattolici non obbediscono? Obbediscono ai 10 comandamenti, ma non obbediscono a un ordine precedente ai 10 comandamenti che è ancora più importante. Crescete e moltiplicatevi. Io vorrei tanto che il vescovo emerito, Monsignor Giacomo Babini, avesse la bontà di spiegare, non dico a me, ma qua ai giovani del web, per quale motivo tra tutti i preti del mondo solo i preti cattolici non obbediscono all'ordine originario di Yahweh che crescete e moltiplicatevi. Solo i preti cattolici, ammesso pure che ce ne siano 3 di lei, però il primo ha creato i 10 comandamenti e gli altri 2 dei li hanno presi pari i 10 comandamenti. I cristiani hanno i 10 comandamenti. I cristiani sono divisi in tanti filoni religiosi. E il filone religioso dei cattolici non obbedisce all'ordine antico del Dio dei 10 comandamenti, il quale aveva detto crescete e moltiplicatevi. Ma perché? Perché non vi sposate? È la pedofilia. Torniamo all'origine del discorso. Ci può essere un qualche legame tra celibato e pedofilia. Ci può essere. Caro vescovo emerito, Monsignor Giacomo Bambini, ma con tutto rispetto, ma sposatevi pure voi, ma mettete su famiglia. Dite la macerazione della carne? La macerazione della carne? Non vi sposate perché volete macerare la carne? Ma sposatevi! Che ce n'è di macerazione della carne nel matrimonio? Quanto la macerate la carne nel matrimonio! Sposatevi pure voi, così potrete amare i vostri figli. Va bene, cari amici, grazie se mi avete ascoltato e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.